Mi chiamo Benito Pitardi, sono ingegnere laureato all'Università di Roma, La Sapienza, e svolgo l'attività di imprenditore nel settore delle cave della Pietra Leccese, cave e trasformazione della pietra, insieme con mio fratello Pitardi Egidio. E gestiamo, sono, siamo strutturati su un paio di società, una che si occupa essenzialmente di estrazione, la Fratelli Pitardi, e l'altra che si occupa della trasformazione della pietra, la Pitardi Cavamonti. Io lavoro con la pietra dal 1992, sono entrato praticamente nel 92 abbiamo rilevato con mio fratello l'attività che faceva papà da diversi anni. Però il mio rapporto con la pietra nasce sì, da subito, dai primi anni di vita, perché praticamente papà mi portava lì, in quel periodo era più facile portare i ragazzini sui lavori, e quindi mi portava in segheria, mi portava nelle cave, quindi il mio contatto, diciamo, con la pietra leccese ha radici profonde fin dall'inizio della mia vita, insomma. La nostra azienda è nata quasi in modo sperimentale, diciamo, perché ancora nel 92 si era legati ad un tipo di attività molto tradizionale, a un tipo di trasformazione della pietra, soprattutto legata alla storia della nostra cultura. E quindi abbiamo praticamente dovuto apportare un sacco di innovazioni sperimentando con macchinari che non erano nati prettamente per la lavorazione della pietra leccese, ma che noi poi man mano abbiamo adattato alle nostre esigenze lavorative e abbiamo sviluppato, diciamo, le potenzialità. Oggi eseguiamo tutte le lavorazioni dalla estrazione alla trasformazione fino diciamo, alle opere artistiche, statue e quant'altro, insomma. Opere comunque legate soprattutto all'attività edilizia, la nostra proiezione a livello internazionale, perché abbiamo fatto diverse forniture negli angoli più disparati, diciamo, del mondo, dalla Martinica, che ne so, al Canada, alla Russia, un po' dappertutto. Noi siamo molto radicati, molto conosciuti sul nostro territorio e siamo molto apprezzati anche, perché poi, fra l'altro, la nostra attività, soprattutto all'inizio, era basata soprattutto sul passaparola e abbiamo ottenuto, diciamo, una riconoscibilità sul territorio molto forte. Ma ricordi con la pietra ne ho tanti. Io i ricordi, cioè, più belli che ho sono legati alla presenza di papà sulle cave, nei laboratori. Perché papà è venuto a mancare quest'anno e quindi, cioè, questi sono i ricordi che adesso mi rimangono più forti, proprio sta presenza sta accompagnamento nella nostra attività, dei suoi consigli, del suo modo di fare. Ecco.